Lucia. Ah, molto lieto. E Tiziana De Sabitti. Piacere. E loro sono Marco e Toni. Salve ragazze. Noi ogni sabato sera invitiamo un ospite a cena per discutere insieme. Bene, io non so di queste parti, faccio camionista. Il tizio che ti punta il coltello alla bocca ti ammazzerà? No! Oh sì, sì, te lo farò. Hai finito, imbecille? A cui Dio ha chiesto di guidare una falange di laici impegnati a vigilare che il suo gregge non abbandoni la vera fede. No, io che voi altri siete gente inferiore. Ma diversa sì, non c'è dubbio. Ora sì che mi piacete, alla salute tua! No. Sì! No, non siate in affetto. E se uno ha fede, se uno ha fede, deve rispettare i precetti. Affatto. Se uno offende il mio credo, io ho il dovere di agire, perché ciò non accadrà mai più. Io non ce l'ho con i panda della foresta amazzonica, ma con quegli idioti del WWF. La censura è necessaria per proteggere i giovani dalle porcherie e datori depravati quali ammaniti, paletti o penni. È l'educazione sessuale e i preservativi di gratis che spingono i ragazzi della mia età a fare sesso prima del matrimonio. Come da adesso in poi staremo con gli occhi sempre aperti. Mi inviti a nozze, anche se di solito non sono abituata a vincere nelle case. È arrivato il tempo delle scelte, l'ora suprema in cui assumersi responsabilità epocali e mostrare il dovuto disprezzo verso ogni forma di immobilismo da donniciole piagnucolose.